richiesta ha stabilito che lo scambio era aperto. Il povero Oscar deve essersene dimenticato. Se la passava proprio male dopo la morte della moglie. Si era ridotto alla stazione per tirare avanti. Quella è Simone, la maggiore delle tre figlie. Ha legato sempre poco con noi. Si comporta come una volta, quando la famiglia Modò era la migliore del villaggio. E quella è Rosalie. È più concreta e ha sposato il primo che glielo ha chiesto. Eccolo, il marito, Leon. Ha un brutto carattere. Non gode molta stima in paese. L'ultima è Colette, la più giovane. Commissario, qual è Jeannot? Eccolo. È un povero infelice. Oscar decise di adottarlo. Voleva un maschio e gli era molto affezionato. Lo trattava meglio delle figlie legittime. Era un tipo piuttosto difficile, il vecchio Modò. Beh, era sordo e questo lo rendeva diffidente. Stava bene solo con Jeannot. Decisamente non è un quadro molto allegro. Pensare che una volta in paese invidiavamo tutti i Modò. Poi il vecchio decise di investire il denaro in una società petrolifera. La Kluge, mi pare. E perse tutto. Sia gentile, commissario. Vi avverta che passerò da loro nel pomeriggio. Un notaio è venuto dalla città per noi. Il vecchio Oscar ci ha messo nei guai pure da morto. No, la bottiglia, lasciala stare. È inutile negarlo, vostro padre era un cretino. Fallo smettere. So già dove vuole arrivare. Nostro padre spendeva troppo. Io non ho portato nulla in dote quando ci siamo sposati. Al contrario. In dote hai portato la casa, ipotecata. E come benestanti fate persino le opere di bene. Avete adottato un figlio di... Smettila, Leon. Va bene, la pianto. Ma se ci sono altri debiti, io non pago. Simon. Ricordatevelo, non tiro fuori un centesimo. Anche se viene il Padre Eterno vestito da notaio, io non pago. Il notaio sta arrivando. Sano di corpo e di mente, cosciente che il denaro distrugge gli affetti, ho preferito rivelare quanto segue nel mio testamento solo dopo la... Ma non si può tagliare corto. Quando fallì la società Klugain, avevo già liquidato tutte le mie azioni. I titoli furono venduti al momento della massima quotazione. Ma cosa vuol dire? Che siamo ancora ricchi. Ricchi, capisci? Ho depositato il denaro presso il Crédit Lyonnais della città. A quanto ammonta la somma? Con gli interessi maturati a tutt'oggi sono circa 1 milione di franchi. 1 milione di franchi? Più di 300.000 franchi ciascuno. Il decuius ha posto una clausola. Il patrimonio dovrà essere diviso solo al compimento della maggiore età di Jeannot. Jeannot? Questo per garantire al mio adottato privo di parenti una giusta permanenza in famiglia. E solo dopo il termine fissato, se volete, potrete liberarvi di lui, dandogli la sua parte e affidandolo a un istituto. Porterò quei pezzi di carta in tribunale. Non aspetterò 3 anni per avere i miei soldi. È inutile. Fino al verificarsi della condizione dovrete accontentarvi solo dei frutti. Ma non mi bastano! Quel pazzo ci ha fatto vivere nella miseria. E ora per colpa di questo deficiente. Aveva ragione mio padre. Stiamo già litigando. E tieni. Quei soldi mi spettano e io li voglio subscribe.
Felicità! Felicità! Come va? Non sei contento di rivedermi? Che cosa fai da queste parti? Nostalgia e legittimo desiderio di controllare l'andamento dei tuoi affari. Signori? Complimenti. Vedo che va molto bene il tuo locale. Sì, ma è così soltanto la domenica. Dovresti aver incassato un mucchio di soldi in questi ultimi tempi. Natalie, ti mando l'assegno al solito posto, non ti preoccupare. Cerca di essere più generoso questo mese. Le tariffe postali sono aumentate. È proprio un bell'uomo tuo marito. Prendilo, non farti scrupoli. È a disposizione di tutte. Ma perché non vi decidete a divorziare e non la fate finita? È troppo facile. Si è preso i miei anni migliori. Ora, se vuole la libertà, deve pagarla. Deve pagarla cara. Vieni. Un milione di franchi. Certo è una bella somma. Ne basterebbero solo 50.000 per convincere mia moglie a concedermi il divorzio. Purtroppo non c'è niente da fare per ora. Vedi, senza quel denaro non mi lascerà mai libero. Simone, io sono stanco di vederti di nascosto come un ladro. Non credere che per me sia facile. Ho bisogno di te. Lasciami, non voglio stasera. Simone, quell'eredità ci serve subito. È impossibile, lo sai. Il ragazzo è già malato. Capitano tante disgrazie. Anche a persone più sane di lui. Sei ubriaco. Farei qualsiasi pazzia per averti sempre con me. Che fai, vai già via? Sì, possono accorgersi che non sono nella mia stanza. Promettimi che non farai nulla. Sei preoccupata per me o per Jeannot? Stupido. Natalie, che altro vuoi ancora? Stare con te questa notte. Non è più come una volta, lo sai benissimo. È vero, sei sempre il solito imbecille. Voglio i soldi, altrimenti non ti lascerò in pace. E tu lo sai che ho i mezzi per farlo. Tra qualche giorno ti darò tutto quello che hai richiesto, forse anche di più. Avanti, ora vestiti. Al tuo gorilla potrebbe dispiacere vederti girare in queste condizioni. Il capo è ancora chiuso nella stanza. Deve aver fatto buona caccia. Joe, controlla tu la sala, io devo andare fuori. Sta tranquillo, Joe.
Buonasera, Simone. Ho bisogno di un favore, Zirnisch. Ah. Le belle ragazze vengono da me per un solo motivo. Beh, si accomodi, venga, venga avanti. E quanto le serve? 50.000 franchi. 50.000 franchi? Ma purtroppo non ho mai avuto tanto denaro. Mi aiuti, Zirnisch. Ne ho assolutamente bisogno. Tutti uguali. Pensate solo a divertirvi. E quando siete nei guai, venite a piagnucolare da noi poveri vecchi, eh? Ho capito. Grazie lo stesso. L'eredità vi ha messo in moto tutti, eh? A me serve veramente questo denaro. Entro domani devo essere in città, devo ritirare le cambiali, altrimenti sono rovinato. È tutto quello che ho. E ricordati, non posso aspettare 3 anni per riavere questi soldi. No, non preoccuparti, li riavrai prima, molto prima. Jeannot! Male? No, niente. Hai colpito il busto. Ho esagerato. Ma non riesco più a controllare i nervi. Anche tu ce l'hai con me. Per il testamento. No, Jeannot. È che non voglio che tu guardi dalle porte. Ti ho guardato perché... sei bella. Lascia perdere, va a letto. Alle 2.41 devo chiudere il passaggio a livello. Finché non viene sostituto, tocca a me questo strazio. Per quello che ha detto il notaio, vedrai, farò io qualcosa. Jeannot mi ha detto di avvertirti. Al passaggio del treno ci pensa lui. Meglio così, fa freddo stasera. Torna a dormire. Ormai è difficile riprendere sonno.
Vi decidete ad aprire queste sbarre? Siete più sordi del vecchio Oscar! Ehi, dati da fare con il tuo giocattolo. Voglio tutto lo spettacolo. André, mandali via. Qui non siamo allo stadio. Muoviti. Va bene, ispettore. Via, via! Andate a casa, sgombrate! Etienne! Conoscevi questo Jeannot? Beh, tutti lo conoscevano. Era un povero ragazzo ammalato. Bene, accompagnami dai Modò. Vieni. A che ora ha scoperto il cadavere? Alle 5. Piuttosto mattiniera. Ero sceso al passaggio a livello e ho visto... Un bel panorama. I brandelli del corpo di Jeannot sparsi per 100 metri. La lasci in pace. Simon, ti prego. Come mai hanno scomodato un ispettore della centrale? Beh, per capire se eravate tutti d'accordo a far fuori il ragazzo o se è l'iniziativa privata di uno di voi. Allora pensa che si tratti di un omicidio? È evidente. L'unico ostacolo per la divisione della torta era Jeannot. E... ciuff, 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 ciuff. Rimarrà deluso, ispettore. È stata solo una disgrazia. No, forse no. Che vuol dire? Solo questo. Jeannot era molto attaccato al vecchio Oscar e forse la sua mente sconvolta lo ha spinto a togliersi la vita. Questa almeno è la nostra ipotesi. Ma sono solo supposizioni. Dov'era le 2.41? Gliel'ho detto, Jeannot è andato solo. Noi siamo rimasti in casa. Beh, d'accordo. Togliamo il disturbo, Etienne. Se non ti dispiace io non vengo in paese, devo completare i rilievi. Proprio sicuro, ispettore, di seguire la pista giusta? Purtroppo in un'inchiesta non si è mai sicuri, signorina. Solo Sherlock Holmes trovava tutto elementare. Il colpevole era sempre il maggiordomo. E se il morto era il maggiordomo? Un chiaro caso di suicidio. Ti credevo più serio, Gerard. Non fidarti delle apparenze. Vede, io sono uno specialista in scartoffie. Se sono qui vuol dire che alla centrale credono che si tratti semplicemente... di una disgrazia. Ehi, Simon! Ma che fate? Siete tutti impazziti qui? Per poco non ci lasciavo il camion con quel passaggio aperto. E stanotte ho dovuto suonare la fanfara per farvi alzare le sbarre. E che ora era stanotte? E a te cosa te ne importa? È un ispettore della centrale. Beh, saranno state le 2:15, ispettore. Il treno era appena passato. Ah, molto interessante. E le sbarre? Ha visto chi le azionava? No, no, era buio. Ma l'ho insultato. Io non so niente, ispettore. Io faccio il mio lavoro e basta. Che succede, Gerard? Succede che non si tratta di una disgrazia. Jeannot non era solo. Le ripeto, noi non ci siamo mossi. Avete una terza sorella, vero? Sì, Rosalie. Abita in paese con il marito. E chi è il marito? Léon Béchot, un fabbro. Buono quello. Ha più debiti che capelli in testa. Léon, ve lo raccomando. Ehi, Charles. Léon, hanno scoperto che c'era qualcuno con Jeannot. Stanno venendo da voi.
Colette, vai con loro. Io mi sento poco bene. Chi era al telefono? Guai, non vado più in città. E le cambiali? Andrai tu a pagarle. La polizia sarà qui tra poco. Dio mio, che fa? No, sta tranquilla, è per Jeannot. Sai, i poliziotti lavorano di fantasia. Devo sistemare una cosa, se no mi mettono in mezzo. Oh, non riesco a capire. Ecco l'assegno, pensa tu a tutto. Se arriva la polizia, cosa devo dire? Non rispondere, penseranno che non ci sei. Anzi, chiudi pure l'officina. La casa è nuova, da poco sono qui. Ah, è inutile suonare. Tanto non c'è nessuno. Mi dispiace, non so proprio dove trovarli. Non si preoccupi. Piuttosto, mi dica una cosa, Colette. Suo cognato, quando ha bisogno di denaro, non sa a chi lo chiede? Eccomi, chi è? Un cliente. Ma cosa volete? Conosce Léon Bechou? Ma non più di tanti altri. Per caso è venuto ieri. Perché me lo chiede? Lei presta soldi e Léon dovrebbe essere un suo cliente. Oh, è fuori strada, signore. E quant'è che non si fa vivo? È molto tempo che non lo vedo. Non è lui che è venuto. Ah.
E chi è venuto, Rosalie? No, era Simone, la sorella maggiore. Qualcuno sostiene che non è uscita di casa. È la verità, ispettore. Già. Possiamo usare il telefono? Sì. Chiami sua sorella e sentiamo cosa dice. Grazie. Non è in casa. Già, come ieri sera, vero? Bisogna capirli, giovani. Ieri Simone era andata a divertirsi. Gliel'ha detto lei? Aveva dei coriandoli nei capelli, come se tornasse da una festa. Coriandoli? Sì. Cosa crede? Epibea è un paese evoluto ormai. Abbiamo due locali notturni. Mia sorella non frequenta quei posti. No, naturalmente. Sei tu. Mi hai fatto paura. Tutto va bene. Simone non ha visto niente ieri notte. Io ho avuto più fortuna, socio. Saremo solo in due a spartire la torta. Pierre. Un martini dry. Chi è il proprietario? Lo chieda a lui. Il locale è chiuso. È stata qui Simone Modò. Chi? Era in questa fabbrica di coriandoli ieri sera. Ce n'erano tante. Dov'è il principale? Su. Ma è meglio non disturbarlo. Sta con una donna. La conosci? Cosa vuole? Il signor Didier ha tante femmine da riempire i calendari di Playboy per 15 anni. Portami da lui. Ha detto di non seccarlo. Bene. Prendi un po' la licenza per gli alcolici. È tutto in regola. Dite sempre così. Ma io troverò qualcosa che non va, vedrai. Sbrigati. Va bene, venga con me dal signor Didier. Signor Didier. Signor Didier. Signor Didier, Julie, lascia fare a me. Da quanto era il suo amante? Da 2 anni. Sapeva di sua sorella? No. Lo vedeva sempre di nascosto? Sì. Lei conosceva Gilles? Di vista. Perché l'ha ucciso? Io non l'ho ucciso. Dove hai passato la giornata? In giro. E Rosalie? È andata in città. E cosa le disse Jeannot alla ferrovia? Era già morto. Sapeva che c'era qualcuno con lui? Sì. E come l'ha saputo? Sono stata io a dirglielo, gli ho telefonato. E così la famiglia Béchu ha pensato bene di non farsi troppo. Ho capito. Volete buttarmi in prigione. Lo so, non cercate altro voi. Lei è in un brutto guaio, Leon. Guardi.
La sua scheda è un romanzo. Litigio, offesa alla forza pubblica, ubriachezza. E debiti, molti debiti. Ti faceva comodo la morte di Jeannot. Ma non quella di Jules. Lei invece era interessata a tutte e due, Simon, perché eliminato Jeannot, poteva avere il denaro per ottenere il divorzio del suo amante. Ma Jules aveva troppe donne per legarsi una seconda volta. E così l'innamorata delusa l'ha messo nel celofan. Lei ha molta fantasia, ispettore. Anche lei, Simon. Sai, i suoi omicidi sono molto ingegnosi. Tipicamente femminili, direi. Non occorre molta forza per dare una spinta a un minorato, né per tramortire un uomo e soffocarlo. Ci vogliono delle prove. E noi le troveremo. Per ora spero che gradirà la nostra ospitalità. Devo rimanere anch'io? No, lei è solo una stupida. Poteva dirmi subito della telefonata. Anche lei può andare, almeno per ora. Ti faccio accompagnare a casa. André! Accompagnala tu. E falla sorvegliare, non vorrei trovarla ammazzata. Leon era cotto ormai. Perché hai smesso l'interrogatorio? Mi è venuta un'idea. Dov'è l'incartamento del vecchio Oscar? Eccolo. Come pensavo, hai fatto un rapporto al limite del ridicolo. Indagine sommaria e niente autopsia. Credi che anche Oscar sia stato ucciso? Ma sì. Sì, certo. Bastava girare lo scambio per dare il via all'eredità. Tu pensi sempre al peggio, Gerard. E tu invece sei molto ingenuo. Ma delle volte mi domando se sei veramente in buona fede. Ah, piantala di giocare al duro, con me almeno. Trova il medico legale e prepara tutto. Tireremo fuori il corpo di Oscar. Voglio un'autopsia. Devo essere certo che sia morto per l'investimento. Sei ammattito. Non voglio perdere il posto io. Ho l'autorità per farlo. Domattina alle prime luci saremo al cimitero. E ricordati, io sono puntuale. Sfortunato Oscar. È rimasto con un'altra dozzina di clienti nel magazzino fino a ieri. Appena seppellito lo rivolete fuori. Avevo del lavoro arretrato. Mi sono appena ripreso dal morbillo. Pensate, alla mia età. I medici della città hanno fatto un articolo. E dire che c'è gente che ammazza per finire sui giornali. Roba da matti, commissario. Leggevo proprio ieri. Sbrigati, Hubert. Vede, commissario, i miei amici sono silenziosi e fa piacere parlare con qualcuno. Ma è chiusa male. Aprila. Questo non è un omicidio tipicamente femminile. Leon, cosa? Leon! Inseguitelo anche voi, presto! Ce l'ha fatta, eh?
Un tempo non ti facevi fregare così facilmente, Gerard. Mi ha preso la sprovvista. Ah, scuse. Ti fa male? No. Se non altro, adesso sappiamo chi è il colpevole. Ne sei convinto, Etienne? Ma diceva che Rosalie era andata in città. Invece l'ha accoppata e infilata nella tomba di Oscar. Mi chiedo che senso c'è nascondere un cadavere per accollarsene un altro. Già, chissà dove ha nascosto il corpo di Oscar. Guarda, forse è finito in quelle fosse che il becchino ha scavato in questi giorni. Gerard, ho capito dove vuoi arrivare. Quelle bare te le tiri fuori da solo. Non contare su di me. Mettiti in testa che non ho nessuna intenzione di farmi linciare da quelli del paese. Organizza la caccia di Leon. E ricordati che lo voglio vivo. Commissario Brie? Sì, vicino alla vecchia torre. Quanti uomini aveva con lui? Era solo. Se il fabbro spara, rispondete al fuoco, senza complimenti. D'accordo, ispettore. Posti di blocco? Sì, ci hanno mandato in forza dalla centrale. Aprite bene gli occhi. È un tipo pericoloso. Nessuno!
No, non ti preoccupare. C'è sempre un agente con me. Rimane anche la notte. L'ho sistemato in salotto. No, sai bene che non ho paura di Leon. Tu piuttosto. Sta tranquilla. Sì. Tornerò presto. Vedrai che tutto si risolverà. Sì, ciao. Dormi bene. La ringrazio. Come vede, il nostro è l'albergo più confortevole della provincia. Quando mi lascerà andare? Quando avrò in mano l'assassino. Non è ancora convinto che sia Leon? Una donna bella e intelligente dovrebbe preoccuparsi di altre cose. Un complimento. È l'ultima cosa che mi sarei aspettata da lei. Beh, dire ad una donna bella che è bella non è un complimento, è semplicemente una constatazione. Claude! Non me ne voglia se la trattengo ancora per un po', Simone. Sappia che lei è la nostra ospite più gradita. Comandi, ispettore. Ah, Claude, accompagna la signorina, per favore. Sì, signore. Gerard. Guarda. Che cos'è questo assegno? Era nella borsa di Rosalie. Per Leon Béchoux. L'usuraio è di là. Fallo entrare. Zischnisch, venga. Buonasera. Si sieda. Grazie. Lo riconosce? Sì. Questo assegno è suo, signor Zischnisch. Sì. Gliel'ha dato a Leon proprio la notte in cui è morto Jeannot. Ecco, vede, mi disse che me li avrebbe restituiti presto. Mi ha minacciato. Io sono debole. Sono vecchio. Mi disse di stare zitto. E non voleva che si sapesse. Ora mi pare che non ci sia più alcun dubbio, no? Calma, non avere fretta. Dì un po', Gerard. Se Leon avesse ammazzato in uno stadio davanti a 50.000 spettatori, tu non saresti ancora convinto. Chi voleva ammazzarmi? Ha preso la barca. Che barca ha preso? Quella di mio marito. Strano. Ho fatto appena tempo a scappare. Era una barca a fondo piatto. Sì. E questo? Perché non ha preso il fuoribordo? Evidentemente gli serviva per le secche. Forse tenta di raggiungere la stazione da qui. Chi c'è con Colette? Solo André. Svelti, inseguitelo. Vieni, Antoine. Noi andiamo con l'auto. Ci troveremo alla ferrovia. D'accordo. Thank you.
Ora comincia la zona delle secche, mi porto sulla destra. Di là, commissario. Ecco la barca, commissario. Stai pronto? Non dovrebbe essere lontano. L'unico scampo per Leone è il fiume ormai. Per me stiamo perdendo del tempo. Una vecchia pelle come lui si sarà già messa al sicuro. Ecco, signorina. Grazie, André. Se l'ispettore sapesse che la faccio lavorare. È un piacere per me. Dì a me che le porto su in casa. Lei sarà un ottimo marito. Ce ne manca del tempo. Ma una ragazza almeno ce l'ha. No. Dovrebbe trovarsela. Mi stanno braccando come una bestia. Zitta! Zitta. Non voglio farti del male. Sei un assassino! Anche tu ci credi? Allora perché sei scappato? Perché avevo paura. Cercano un capro espiatorio. E questo sono io. Consegnati a loro. Non posso. Ci sono troppe prove. Non mi crederebbero. Sempre che riescano ad arrivare al processo. Ehi, André, dov'è Colette? Eccoli. Ho bisogno del tuo aiuto. Credo di sapere chi è l'assassino. Aspettami su. È difficile che si faccia vivo da queste parti. Le serve qualcosa, ispettore? No, vedo che tutto va bene. Però ho motivo di credere che Leon venga qui. Può essere pericoloso. Ah, André. Comandi. Ispettore. Mi dica. Niente, mi scusi. Vado a lavarmi le mani. Ragazzi, date un'occhiata in giro. Leon. Leon. Leon.
Claude, guarda nel deposito. D'accordo. Un'arma terribile. Ma questa volta è in trappola. Non può farla franca. Blocca l'uscita. Già fatto. E tiens, da dove sbucchi? Arrivo in questo momento. Guarda. Ancora nulla? Nulla. L'ordine è di sparare se oppone resistenza. L'ultima volta che ho sparato a un uomo è stato in Normandia. In che arma eri? La contraerea. Comandavi? Ma che? Quando passavano gli aerei, il capopezzo mi dava l'alzo ed io... Eccolo! È lui! Fermo! Fermati, Leon! Ispettore! Commissario! È qui! Scendi, Leon! Ascoltami! Ti teniamo sotto tiro! Piantala! Via le armi, non sparate! Lascia fare a me! Leon! Sta calmo, non muoverti! Non aver paura! Veniamo a prenderti! Attento! È finita. Ora l'inchiesta è definitivamente conclusa. Andiamo. Rimanente in titoli. Questo è quanto ha depositato suo padre.
Mi dispiace firmare. Ora il mio compito è finito. La ringrazio, signor notaio. È il minimo che potevo fare per il povero Oscar. Si fidava ciecamente di me. Vuole che ci pensi la nostra banca a accreditarle la somma a Epibé? No, no, la prendo io. Torno a Epibé per restarci il meno possibile. Come vuole. Certo che non è molto prudente andare in giro con questa. Ho imparato a difendermi da sola. E poi ormai lei ha risolto brillantemente il caso. No, io non ho fatto nulla. Si è risolto da solo. È strano. I giornali parlano bene di lei e di come ha condotto l'inchiesta. Non capisco perché non è soddisfatto. Che cos'è che non la convince? Beh, perché uccidere Rosalie? E perché Leon è tornato a eliminare Colette quando sapeva che la casa era piena di poliziotti? Potrei andare avanti un'ora con gli interrogativi. Non tutte le vicende si chiudono in modo logico. La realtà è diversa dai libri gialli, non dovrei essere io a dirglielo. La conosce bene la città? Una volta venivamo spesso. Perché non si ferma qui? Preferisco rientrare a casa per sistemare le ultime cose. Voglio andare lontano. Non so neanch'io dove. Non potrei resistere nella casa vuota. Cerchi di dimenticare. È difficile. Beh, non per una ragazza come lei. Perché sono ricca? No, perché è giovane, libera e molto bella. Ancora complimenti. Quello è il suo treno. Grazie, mi lascia qui. Odio i saluti con il fazzoletto. Allora, arrivederci, signore. Addio, ispettore. Signor notaio. Buonasera, Simone. Come mai su questo treno? Una chiamata urgente. Siamo come i medici, noi. Sono contento di averla incontrata, Simone. Scende a Epibé? No. Prima. Stanotte dove va a dormire? Me ne torno a casa. La invidio. Ci vuole del coraggio. E chi le ha detto che non ho paura?
Simone! Simone! Non aver paura, non sono un fantasma! Non è possibile! Allora, quella notte... Il corpo maciullato non era il mio. Ho tirato fuori dal cimitero quello di tuo padre. Gli ho messo i miei vestiti e l'ho buttato sotto il treno. Poi mi sono nascosto nella torre. Un buon lavoro, no? Perché? Perché l'hai fatto? Per questi. Per questi, capisci? Li volevo subito. Ma siccome ero proprio io l'ostacolo, ho pensato bene di eliminarmi. E hai eliminato anche gli altri. Certo. Volevo tenermeli tutti, tutti. Lo sai perché ho scelto te? Perché mi sei simpatica. E lo sai perché non ho ucciso Leon? Perché i sospetti cadessero su di lui, poveretto. Ma poi è morto da solo e non ci sono stati problemi. Mi sono divertito, specie con il tuo amante. Cosa c'entrava, Jules? Aveva assistito alla messa in scena del treno e voleva ricattarmi, poverino! Anche lui pensava che fossi un povero deficiente. Ti prenderanno, non riuscirai a cavartela. Per la polizia il caso ormai è chiuso. Fermati! Fermati! Fermati. Fermati. Resta dove sei. Non ho paura di te. Mi aspettavo di trovare qualcuno, per questo sono tornata con quel denaro. Era l'unico modo per scoprire se il vero assassino era Leon. Questa curiosità ti costerà la pelle. Ormai conta poco, sono rimasta sola in questa casa. Non ti avvicinare a quel telefono. Obbedisci o ti sgozzo. Sanno che sono qui. Se non rispondo capiranno. Va bene, rispondi. Ma di' soltanto che devi partire. E sta attenta, non fare scherzi. Pronto? Simone, volevo avvertirti che è venuto Hubert per le spese del cimitero. Va bene, provvederò. Volevo anche dirti che domani verrà il sostituto alla stazione. Non mi troverà, sono in partenza. Etienne, fammi il favore. L'assassino è quello, già no! Cos'era? Mi pareva di aver sentito qualcosa. No, niente, un'interruzione. Succede. Fate sempre i lavori ordinati, voi della polizia. Come me, al cimitero. Ti darò io i soldi, Hubert. Ah, vedi, il vecchio Oscar. Pace all'anima sua, perché il corpo chissà quale becchino l'ha seppellito. Oh, qui c'è tutto. Aveva un otosclerosi. Lascia stare, su. E Jeannot aveva la scoliosi. Ecco perché portava il busto metallico. E che busto! Tutte le malattie hanno nomi complicati, nomi in latino che ti danno una dignità. Solo il mio morbillo si chiama morbillo e basta. Londra, quella è la torre dell'orologio. Hanno calcolato che le grandi lancette fanno 100.000 miglia all'anno. Poi Roma, Castel Sant'Angelo, teatro di grandi amori e di veleni. Poi andrai in Spagna. Broadway, ti divertirà da impazzire, il musical americano. I posti più esotici. Si viaggia solo per mandare cartolina agli amici. E tu basta che riempi questi. Per gli indirizzi ti servirai della tua agenda e le date le detterò io. Farò in modo che tutte quelle cartoline arrivino dai vari paesi un po' per volta, fino al prossimo anno. Invece mi avrai fatto sparire. È un piano molto sottile per te. Me l'ha suggerito uno che conosci. Chi? Non essere impaziente, sta per arrivare. Da quando hai un complice? Da quando tuo padre mi parlò del testamento. Quella mattina si guastò il cornetto acustico. Era l'occasione buona. Girai lo scambio e sembrò una disgrazia. Sei un mostro. Non mi adulare. Comincia a scrivere piuttosto. No. Ho tanti sistemi per convincerti e lo sai.
fermo! Fermati! Apri! Apri! Il mio complice sta arrivando! Non andrai lontano, apri! Sono Jeannot e Etienne. Sta calma. Ci penso io a loro. Chiediamo aiuto. Zitta. Non preoccuparti. Ormai è finita per loro. Vedrai che si faranno vivi. Attento, Gerard! Jeannot. Il commissario ci ha scoperti. Cercherò di prenderlo alle spalle. Hai un'arma? So dove procurarmela. Tu, Gerard? Sì, io. Aspettavo da anni la grande occasione. Poi un giorno è venuto Jeannot a parlarmi del testamento. Quel ragazzo io lo conoscevo molto bene. È stato rinchiuso in tutti gli istituti della provincia. Perché era un sadico sanguinario. Figurati che Annima aveva staccato la testa a tutti i pennuti del pollaio per divertirsi. È stato facile accordarsi con Jeannot. Lui sapeva ammazzare e io conducevo l'indagine nel modo più opportuno. Alza le mani, Gerard! Ora basta! Ispettore. I miei complimenti, Etienne. È la prima volta che capiti al momento giusto. È stato facile. La telefonata con Simon mi ha insospettito. Poi il becchino mi ha detto che Jeannot portava il busto metallico. E sul binario non ne abbiamo trovato traccia. Dove è finito Jeannot? Eccolo Jeannot! Io e te siamo fatti uno per l'altra. Solo io posso darti il futuro che meriti. Non devi sparare contro di me! No, non possono scoprirci. Volta la pistola contro di lui. E saremo felici per sempre. Per sempre, capisci? Simon! Era la tua ultima occasione, Simon! Simon! Non lo capisci, Simon! Rimarrai sola per sempre!